Salve, direttamente dalla spiaggia di Venice Beach. Oggi vi parlo di un prodotto, anzi di una cover che ho comprato qua in America, decisamente costosa ma altrettanto interessante. E l'altro giorno a Beverly Hills è andata più o meno così. Girettino serale. Beverly Hills. C'è questa fantastica ciclabile, uguale identico su GTA. Sta bruciando il Louis Vuitton, stanno facendo una rapina al Louis Vuitton. Sembra un'altra città qua, con tutti i negozi di lusso, tutte le macchine belle, qua c'è una Lamborghini con davanti una BMW 8. Ma chi se ne frega di Beverly Hills, molto meglio il Mac Pro, la grattugia. Guardate che bella, con anche il display. Molto interessante. Non so se riuscirò mai a portarvene uno. Sono caduto in tentazione e ho appena comprato questa qua. Vialone con le palme. Alla ricerca del guanciale perduto. Questa carbonara non sa da fare. E quindi oggi parliamo della mia nuova cover preferita, questa smart battery case di Apple, nel mio caso per l'iPhone 11 Pro Max. In tutto ciò io sto registrando questo video con la Nikon Z50 che mi sono portato qui a Los Angeles. Questa è la situazione, è un po' un esperimento, fatemi sapere cosa ne pensate. Sicuramente una macchina interessante, fatto sta che ho anche la confezione originale, sono uno youtuber serio da qualche parte, eccola qua. Si presenta così, purtroppo non ho registrato l'unboxing perché ero super di fretta. Comunque classicissima confezione Apple. Qua c'è un simpaticissimo foglio illustrativo che spiega come metterla, il classico design by Apple in California, e foglio come al solito inutili. Tutto questo per un totale di $129, non so se riuscite a leggerli. Poi però vanno aggiunte le tasse, perché qua tutti i prezzi sono senza tasse, bisogna fare la conversione in euro. Sono più o meno 130 euro a spanne anziché 149, quindi comprandola qua in America ho risparmiato sostanzialmente 20 euro, che comunque non è male, buttali via. Considerate che su prodotti di questo tipo ha senso, su prodotti tipo gli iPhone non ha molto senso, perché poi c'è il discorso garanzia, non garanzia, non è troppo il massimo comprarli qua in America. Ma parliamo concretamente di questa smart battery case. Io l'ho presa nera opaca, in questa finitura molto molto carina. C'è anche bianca, c'è anche rosa, non mi pare ci siano altri colori, almeno nell'Apple Store in cui sono andato non c'erano. Ed è letteralmente un mattone, cioè guardate quanto è spessa. Qua c'è questa gobba che da un punto di vista estetico non è minimamente bella da vedere, però da un punto di vista della comodità in mano devo dire che aiuta quasi, non è affatto male. Quindi la cover si presenta in questo modo, con la gobbona, vedete, in prospettiva, due tasti del volume, sopra è assolutamente pulita, qua c'è il buco per le fotocamere ovviamente, qua c'è il tasto di blocco, ma la cosa più interessante, e ve ne parlerò più tardi, è questo tasto qui, tasto in più, direttamente collegato all'iPhone, che se viene tenuto premuto apre direttamente la fotocamera, e questa è una bomba, ma ve ne parlo meglio dopo. Quindi qua sotto troviamo lo spazio per gli speaker, il microfono e il connettore Lightning, fatto con questo cosettino in metallo. Sarebbe stato bellissimo se avessero azzardato una USB-C, però visto che l'iPhone è Lightning ha senso comunque mantenere il Lightning. Devo dirvi, dal punto di vista estetico, è veramente un mattone. Apple non dichiara concretamente quanto sia la capacità o altro, dichiara che aggiunge più del 50% di batteria all'iPhone. Ora, questo iPhone 11 Pro Max ha una batteria che rispetto all'iPhone precedente è 1000 volte migliore. Personalmente io preferirei avere ancora più batteria, però iPhone 11 Pro per tutta la giornata va benissimo, anche io che lo uso tantissimo non necessito mai di ricaricarlo di solito. Però soprattutto quando faccio tanti e tanti 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 video con il telefono, la batteria va giù 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 giù, e quindi ho deciso proprio di prendere questa per questo motivo, per provare anche a fare delle intere giornate utilizzando solo il telefono per registrare, facendo un po' di video, un po' li avete visti, un po' li vedrete, e mi ha letteralmente salvato la vita. Perché so che potevo uscire di casa con questo e la cover, carichi tutti e due al 100%, e arrivare a fine serata con ancora un 30% di batteria. La giornata in cui l'ho stressato di più è stato a Disneyland, dove abbiamo fatto veramente tutta la giornata lì al parco. Ho registrato un sacco di video, ho fatto tutto il video di Disneyland solo col telefono, dalle 9 di mattina fino all'1 di sera. Fondamentalmente non ho mai ricaricato il telefono, che sembrerà normale, ma vi garantisco che in una giornata del genere è tanto, perché l'ho usato tanto e ho registrato giga e giga di video. Avrò registrato più o meno quasi 2 ore di video sommando tutte le clip, quindi quel 50% in più può fare la differenza. E potreste dire, ma con 150 euro prendo un power bank, un cavetto, me lo tengo in tasca, prendo un power bank da 20 euro, un cavetto da 5, mi ricarico il telefono
telefono molto più che una volta, assolutamente, ma non è la stessa cosa a livello di comodità, di funzionalità. E poi il power bank te lo dimentichi e lo metti in carica, non lo metti in carica, questo ha un ingresso lightning, tu la sera lo metti in carica, carichi sia la cover sia il telefono, ti svegli e hai fondamentalmente più del 150% di batteria. E voglio assolutamente che sia chiaro questo punto, io non sono qui per vendervi niente, ma sono semplicemente qui per raccontarvi la mia esperienza. Questo non è assolutamente un oggetto che serve a tutti e soprattutto che serve tutti i giorni, ma per determinate persone in determinate circostanze è letteralmente una bomba. Per chi deve fare un viaggio lunghissimo e non ha la possibilità di caricare, ma non vuole neanche portarsi in giro miliardi di cose, per chi usa fondamentalmente il telefono per lavorare tanto, per chi fa tantissimi video o qualsiasi altra roba col telefono, una soluzione del genere può avere assolutamente senso. Considerate anche che stiamo parlando di telefoni da più di 1000 euro, quindi tutto è rapportato. Volevo farvi vedere come si mette e si toglie, vediamo se con una mano riesco. Comunque si toglie prima il sopra e poi si sfila, vedete, anche con una mano riesco, incredibile ma vero. Dentro si presenta vellutata come tutte le altre cover Apple, con qua tutte le scritte e il fantastico connettore Lightning. La parte sotto quindi è bella dura, la parte sopra è morbida in modo che si possa inserire l'iPhone. Vedete, fatta esattamente come la mia cover gialla in pelle, con questo vellutino si inserisce il telefono e si chiude anche la parte sopra. Ma la cosa più interessante di tutte, che è il vero motivo per cui questa cover mi sta piacendo un sacco, è questo tastino qua, che è un tasto esterno aggiuntivo collegato direttamente al telefono, e se lo schiaccio una volta non succede niente, se lo schiaccio due volte non succede niente, ma se lo tengo premuto si apre la fotocamera. In questo caso si apre la fotocamera nell'ultima posizione memorizzata, perché l'ho aggiunto dalle impostazioni. Quindi se siete in video e schiacciate avviate la registrazione, se schiacciate la fermate, se siete in foto schiacciando banalmente si possono fare un sacco di foto. Yeah, yuppidu. Ed è comodissima questa cosa per i selfie, a dire la verità, perché sì, si può usare il tasto del volume, però è molto più scomodo da raggiungere. Invece questa si tiene, tac, e si fa un bel selfie. E questa cosa mi ha svoltato tantissimo. Io sono un caso a parte, sono un po' un caso umano in questo senso, però io, facendo tanti video in giro, così e cos'ha, ho bisogno di poter registrare nel minor tempo possibile. Anche quei 2 secondi per me fanno la differenza totale del mondo. Il poter tirar fuori il telefono dalla tasca, tenere premuto al volo, che abbia i guanti, non i guanti, qualsiasi cosa, posso premere anche col naso, avere già la fotocamera e rischiacciare lo stesso pulsante e partire con la registrazione, è letteralmente la svolta, la soluzione a ogni problema. Ora, parliamoci chiaro, non che sia troppo difficile sbloccare il telefono, tenere premuto qui, però vedete, già tengo premuto e avvio la registrazione. Ci metto 2-3 secondi in più? Sì, però sai, magari hai i guanti, non hai guanti, sei scomodo. Questo proprio lo senti col tatto, puoi anche farlo senza guardare, tac, e sto registrando effettivamente un video. E ripeto, io sono un caso umano, la mia vita si basa proprio sul registrare cose in giro. Però pensate a quante volte avete visto qualcosa di figo, che sia un aereo che passa, un animale, un delfino, non lo so, e non siete riusciti a fotografarlo perché vi siete impallati di qui e non si apre, di là, e poi si apre la videocamera, allora tac, e poi schiacci ma non va, e c'è il vetro bagnato, e non lo so. È un peccato che bisogni spendere 150 euro per avere un tastino in più. Sarebbe molto più interessante avere un'altra soluzione, magari su una cover normale senza avere tutta la batteria, per chi vuole avere solo il tasto e poter scegliere almeno, piuttosto che avere un domani sui nuovi iPhone un altro tasto. Non lo so, per quanto riguarda il discorso di un tasto in più sui nuovi iPhone, la vedo molto dura, per il semplice motivo che negli ultimi anni si è cercato sempre di togliere. In realtà a livello software basterebbe fare in modo di poter usare il tasto di blocco e tenerlo premuto, che su Android mi pare che sia possibile in qualche modo. Però un tasto fisico dedicato in questo modo, poi questo è fatto veramente bene, quando ce l'avete in tasca praticamente impossibile da premere, è veramente fatto bene. Io vi giuro, ero veramente scettico su questa cover, l'ho vista in altri video e ho detto nah, che schifo, non la voglio, e invece me ne sono innamorato. È un problema, non volevo neanche farlo questo video, però sono troppo entusiasta del mio acquisto. Ok, penso che questa Venice Beach sia uno dei miei posti preferiti di Los Angeles. Si respira proprio l'aria di serenità, di America, di felicità, e ovviamente sembra di stare proprio dentro GTA. Certo, per tutto quello che occupa fisicamente e per tutto il peso che comporta e l'ingombro in tasca e tutto quanto, mi aspettavo qualcosina in più in merito al discorso durata batteria. Questa dà tanta batteria in più, ma non così tanta rispetto all'ingombro, e rispetto al costo ovviamente no, perché con 150 euro comprate un'infinità di power bank. Però il discorso è proprio sulla comodità e soprattutto su sto dannatissimo tastino. Ovviamente se hai modalità foto e tenete premuto fa il video, ma questo per le impostazioni di iOS 13, e quindi mi tocca dirlo, ma brava Apple.
sicuramente questa cover in questo momento diventerà un accessorio di cui non potrò fare a meno. Non sempre, non tutti i giorni, ma in viaggi, in giornate particolari, in giornate in cui sono fuori tutto il giorno e so che magari devo fare un video o voglio fare un video interamente usando il telefono, quando non posso usare fotocamere come in questo caso, non sarà il massimo del fashion, anzi non lo è per niente perché è una mattonella da tenere in tasca e dal punto di vista estetico tantissimi ho visto, l'hanno criticata, non si può vedere perché Apple non ha ancora trovato un'altra soluzione, bla bla bla, però dal punto di vista della funzionalità promossa al 100%. Quindi da Yaki, dalle palme, dallo skate elettrico, dalla spiaggia, dall'oceano pacifico e dalla cover che ho in tasca perché non è che posso fare 1700 cose, era tutto, io mi godrò questa passeggiata lungomare, anche se questo spettacolo non durerà ancora per molto perché tornerò nella grigia Milano. Sta arrivando l'elicottero? No, mi stanno venendo a prendere! Stacca, 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 stacca! Ciao, ciao, ciao! Ciao.